Stanotte sono scappati altri 20 tunisini dalla caserma di Bisconte, dal CAS. Prima c'era anche l'hotspot, l'abbiamo chiuso, è rimasto il CAS. Hanno tentato di fuggire in 40. 20 purtroppo sono andati via. Cara ministra Lamorgese, le avevo detto che la caserma Gasparro di Bisconte non era idonea? E io lo ribadisco. Allora io le dico qui definitivamente. Ho preso informazioni e ringrazio la prefettura che mi ha informato in questo momento di questa ulteriore fuga. Siamo alla quarta. Ci sono 50 tunisini in giro per la città che nessuno finora è riuscito a rintracciare, compreso questi 20. Bisogna chiudere definitivamente con queste politiche sbagliate. State invadendo il nostro territorio. E allora io le consiglio, mi permetto sommessamente, signora ministra Lamorgese, lei deve continuare sulla linea della solidarietà, però lei i migranti li deve portare in Parlamento. Lì sono al sicuro. Mettetele alla Camera e al Senato e così siamo tutti tranquilli. Io sono per la solidarietà, ma non più a Messina, in questa struttura che si è dimostrata un colabrodo. Io come massima autorità locale sono obbligata ad informare la mia comunità e ribadisco, il 26 agosto finisce il periodo di quarantena di questi altri 20 che sono rimasti lì e non sono riusciti a fuggire, sempre se nel frattempo ancora non se ne vanno via. Dopodiché guardi, signora ministra Lamorgese, io comincerò a dare calci in culo nei confronti di chiunque. Dal 27 a Messina non ci dovrà essere più un migrante, la caserma Gasparro si chiude, non voglio sentire più sigle strane, hotspot, gas e varie porcherie. Portateveli in Parlamento i migranti, perché ripeto, è giusto che si continui con la solidarietà, ma la solidarietà sicura, sicura per i migranti e sicura anche per le nostre popolazioni. Grazie.